pensar male non costa nulla, se poi la vedi con i tuoi occhi, allora lo si può dire senza ombra di smentita. Gusti di Frontiera batte nettamente Friuli Doc con il classico dei risultati 3-0. 3, il numero perfetto che si è materializzato a Gorizia non per strane coincidenze legate alla cabala, quando si sa fare i risultati si vedono. Qualità, prezzi, cortesia e rispetto, un mix lontano parente di quello visto a Udine in occasione della kermesse tipicamente friulana. Gusti di Frontiera è un concetto moderno ma soprattutto europeo, fatto di organizzazione, scoperta e valorizzazione dei prodotti tipici italiani e foresti. Un esempio da riportare anche di Cadal Club, dove il campanilismo e concetti vecchi superati hanno solo fatto acqua, pardon, vino e birre superalcolici. Udine invece di parlare a vanvera stia zitta e da brava friulana alzi le mani e inizia a lavorare con criterio. Gusti di Frontiera chiude i battenti con numeri interessanti. Presenza record di pubblico proveniente da tutta la regione, dal vicino Veneto, oltre da Slovenia, Croazia, Austria e Germania. La location messa a disposizione ha superato ampiamente l'esame degli scettici e la collaborazione tra comune e provincia ha fatto sì che tutti alla fine siano contenti del lavoro svolto. Alea Iacta Est, il Rubicone è passato con successo in vista dei prossimi appuntamenti che porteranno la nascita di Gorizia città di Europa, quella grande area metropolitana che vedrà riuniti nuovamente tra loro in un'unica municipalità quelle terre divise dopo il 1947. Se il buongiorno si vede dal mattino. Un piano per una nuova fila di caditoie lungo via Valentinis, la pulizia straordinaria delle aree a rischio allagamenti. L'assessore ai servizi tecnici Paolo Frittitta descrive come il comune di Monfalcone si prepara l'autunno alla previsione di piogge abbondanti, mettendo in programma una serie di interventi preventivi. I fenomeni di allagamento che hanno riguardato alcune zone della città, in particolare via Romana e via Valentinis, hanno spiegazione nell'eccezionalità degli eventi dello scorso luglio, quando in due giornate, il 15 e il 29, caddero in 30 minuti circa 300 mm di pioggia per ogni evento, pari a 30 cm, mandando in seria difficoltà il sistema fognario. Si tratta di eventi, come detto, eccezionali, spiega l'assessore, che però, visti i mutamenti a cui sta andando incontro il clima, non escluso possano ripresentarsi nella stagione invernale in arrivo. I cambiamenti ambientali implicano che gli attuali impianti di smaltimento delle acque reflue sono superati. La pioggia non è più un fenomeno prolungato nel tempo, ma tende a presentarsi come intense precipitazioni in un breve intervallo. E molte superfici, una volta terrose e quindi assorbenti, sono state adesso ricoperte da materiali che tendono a far scivolare via le precipitazioni. La revisione del sistema fognario è un intervento di competenza del lato, con cui l'assessore e gli uffici competenti hanno già aperto un dialogo mettendo in campo la redazione di un piano di progettazione e modifica. Sono inoltre allo studio altri ulteriori e limitati interventi concentrati con ATO e Iris Acqua che, ancor prima di disporre della progettazione generale stralcio, consentano di risolvere almeno in parte le situazioni di maggiore criticità, tenuto tuttavia conto che gli investimenti in proposito sono comunque particolarmente importanti sotto un profilo economico.